ma riconoscere intanto che è una giusta protesta, sono coloro i quali ogni giorno si impegnano a produrre quei beni che arrivano sulle nostre tavole e in questo momento di difficoltà dove l'approvvigionamento del materiale, il costo del carburante, il costo in generale per la produzione dei nostri prodotti agricoli diventa insostenibile, un governo che non sa trattare con l'Europa nel giusto modo, l'aumento delle tasse del governo nazionale a questa categoria che è davvero tartassata, induce una profonda riflessione e penso che questo dovrebbe essere tanto essere ascoltata pienamente, prendere dei provvedimenti e dare delle risposte in un momento in cui si è anche dietro l'erogazione dei contributi, cioè di quel minimo di sostentamento che mette a disposizione, che mettono a disposizione le risorse pubbliche. Cosa devono fare? Devono fare quello che stanno facendo, lo stanno facendo pacificamente, ma devono essere necessariamente ascoltati. E con noi alla Regione, con Luciano D'Amico, dal 10 di marzo questo accadrà pienamente, con meno burocrazia, più fondi a sostegno, comunque più ascolto e con una particolare attenzione. Qui bisogna intervenire sugli aumenti dei costi della filiera. Loro producono ad un costo che è molto inferiore a quello della vendita. Qualcosa non va se poi quel prodotto sui banchi al commercio e non per colpa del commerciante finale arrivano con un costo di 10 volte maggiore da quello della produzione.